Buongiorno a tutti. Dopo 44 anni, dopo aver scambiato delle idee su questa maglia del 79 con Vincenzo Marino, oggi è qui, sono onorato che è venuto a trovarmi al museo. Giustamente lui, una curiosità, c'era una partita Napoli Standard Liegi, ci manda una foto del primo tempo che lui scende in campo, la maglia col colletto azzurro. Cominciamo a chattare, cominciamo a chattare. No, mi ricordo, poi a un certo punto gli facciamo vedere questa foto che c'è il gol del Napoli e come si evince, che dopo anche lui ci confermerà, perché anche nello sfondo si vede la maglia numero 2 che dico, tiene a casa perché l'ha scambiata con il giocatore dello Standard Liegi. Vediamo che la maglietta è il secondo tempo e lui si ricorda bene che dopo che Mister Vinicius gli aveva chiesto di giocare ad ala, anche essendo un terzino, e aveva chiesto quella partita, si ricorda bene sia della sua esultanza al gol del Napoli e di questa curiosità che Vincenzo ci può dire giusto due parole su questa Sì, qua. allora, assolutamente io non mi sarei mai ricordato di questa piccolezza, nel senso che la maglietta, del primo tempo era col colletto azzurro e quella del secondo con la maglietta con il colletto bianco, ma assolutamente questa è la maglietta del secondo tempo di Napoli Standard di Liegi, questo è sicuro al 100%. Perché il primo tempo la maglietta sta in Belgio perché poi lui l'ha scambiato con il numero 2, come si chiamava? Gerez, Gerez. capitano dello Standard di Liegi, capitano della nazionale belga, nonché poi giocatore del Milan. Dopo un paio d'anni, forse 2 o 3 anni, venne a giocare in Italia nel Milan. Un saluto Un a grande tutti, un giocatore. saluto a tutti dal museo e grazie a Vincenzo per la Grazie, visita. grazie a voi, grazie a voi.